Buonasera Don Leonardo, rappresento la Polisportiva Santissima Annunziata e abbiamo voluto fare una raccolta fondi perché nel dramma che ci sta colpendo tutti, quello che sta accadendo in Ucraina, abbiamo voluto fare la nostra piccola parte e quindi con la collaborazione di tutti quanti, dirigenti, allenatori, atleti, abbiamo provveduto a fare questo piccolo passaggio perché vogliamo fare anche noi la nostra parte. Quindi questa sera, con tutti i rappresentanti dell'associazione, siamo qui per portare a compimento questa donazione. Grazie. Grazie. Abbiamo questo legame forte tra la parrocchia Santissima Annunziata e la vostra associazione sportiva, appunto la Polisportiva Santissima Annunziata, che nei tempi che furono è stata fondata in questa parrocchia e quindi ha visto tanti bambini, giovani e ragazzi della nostra comunità parrocchiale anche appunto allenarsi, vivere questa dimensione bella della nostra vita, no? Che non è soltanto la preghiera e le attività della parrocchia, ma anche lo sport, quindi la salute dello spirito e la salute del corpo. Abbiamo questo legame con tutti voi che è rappresentato dal nostro Aldo Indolfi, che nel Consiglio Pastorale Parrocchiale rappresenta la nostra associazione polisportiva. E quindi, essendo in comunione con l'Arcivescovo di Brindisi Ostuni, Monsignor Domenico Caliandro, ma con la Chiesa tutta, perché tutti i vescovi delle nostre diocesi, doveva essere realizzata una raccolta fondi a favore dei nostri fratelli bisognosi in Ucraina, perché sappiamo la guerra quanto distrugge e quanta sofferenza porta e anche quanta miseria, quanta fame, quanta povertà, quanti bisogni crea. Intanto ringraziamo Don Leonardo che ci ha fatto dono questa sera di ospitarci nella sua casa. Due pensieri, uno triste, rivolto ai nostri fratelli dell'Ucraina. Vediamo qua Kira, che è la figlia di un atleta che ha giocato con noi, ex atleta in Serie A di Ucraina. Quello che volevo dire è che potrebbe essere figlia di tutti noi, che però dall'oggi al domani si è trovato senza avere una casa, senza avere una famiglia, perché è stata strappata la famiglia per sfuggire alla guerra e ora è ospitata qua nella nostra comunità a Mesagne grazie all'ausilio della sua zia. Il secondo pensiero è rivolto a Don Leonardo. Io vorrei ricordare che, per fare un parallelismo un po' così particolare tra l'associazione sportiva e la parrocchia Santissima Annunziata, vorrei ricordare che la Santissima Annunziata è la regina delle vittorie e quindi questo che sia di buon auspicio per il nostro viatico sportivo. Grazie.